Una folla composta, autorità civili e militari in testa, ha gremito piazza Padre Pio per la celebrazione della Santa Messa dedicata alla Madonna del Lauro. Una partecipazione massiccia alla cerimonia eucaristica che ha preceduto la processione per una tradizione che continua a ripetersi e che consolida una sorta di gemellaggio tra il popolo calabrese e quello campano. La tradizione racconta infatti che sul finire del 600 alcuni marinai di Meta di Sorrento, dediti al traffico fra la costa calabrese e quella campana, si trovarono a fronteggiare una tempesta. In balia delle onde, i marinai invocarono l'aiuto della Vergine del Lauro, facendo voto di diffondere il suo culto nel luogo in cui sarebbero sbarcati. Scampato il pericolo, fu la città di Scalea ad accoglierli. Nel XVIII secolo sorse poi la chiesa dedicata alla Madonna del Lauro, che venne eletta patrona della città e incoronata nel 1802 con una corona d'argento a Regina del Mare. Alleluia! E non sarà stato un caso che anche ieri il mare fosse leggermente mosso, tanto da far pensare di dover rinunciare al consueto giro in barca. Invece, alla fine, tutto come da copione, con la spettacolare conclusione dei fuochi pirotecnici sotto gli occhi di cittadini e turisti che anche ieri, in questa coda d'estate, hanno partecipato alle celebrazioni.